Io sono contenta di essere una donna. Solo che qualche volta vorrei essere un uomo. Vorrei essere un uomo perché in molte parti del mondo nascere maschi vuol dire tanto. Se nasci di sesso femminile in Niger, subirai una mutilazione genitale. Se nasci femmina in una famiglia povera del Brasile, potresti essere venduta a un trafficante di giovani angeli, portati a lavorare nei bordelli. Vorrei essere un uomo, perché, secondo quanto dichiarato dall'UNICEF, dei circa 121 milioni di bambini che non hanno mai avuto la possibilità di andare a scuola, 65 milioni sono bambine. Vorrei essere un uomo, perché secondo il World Economic Forum, con i tempi attuali, ci vorranno quasi 100 anni per arrivare alla parità di genere uomini-donne in tutti i campi, compresi la sanità e l'educazione. Eh sì, 100 anni. Assurdo. L'Italia tra 153 paesi è al 70° posto per la parità dei diritti tra uomo e donna, e laddove le donne siano professionalmente dotate per dei ruoli, non sono adeguatamente rappresentate. Vorrei essere un uomo, perché il mio lavoro varrebbe di più di quello di una donna. Perché in Italia, se sei una donna, è come se lavorassi gratis per 3 mesi all'anno. Secondo Eurostat, infatti, le italiane nelle aziende private guadagnano il 20,7% in meno rispetto all'altro sesso. Nel settore pubblico, invece, la disparità retributiva si attesta attorno al 4,1%. Vorrei essere un uomo, perché solo nel 2019 una donna ogni 15 minuti ha subito violenza. Come disse Oriana Fallaci, se nascerai uomo, non dovrai temere d'essere violentato nel buio di una strada. Non dovrai servirti di un bel viso per essere accettato al primo sguardo, di un bel corpo per nascondere la tua intelligenza. Non subirai giudizi malvagi quando dormirai con chi ti piace. Vorrei... anzi, non voglio niente, solo la mia femminilità, la mia fortuna di essere una donna. Perché essere donna è affascinante, è un'avventura che richiede coraggio, una sfida che non annoia mai. Sì, dobbiamo avere coraggio di affermarci e farci rispettare. Come recitava Virginia Woolf, le donne devono sempre ricordarsi chi sono e di cosa sono capaci. Non devono temere di attraversare gli sterminati campi dell'irrazionalità e neanche di rimanere sospese sulle stelle, di notte, appoggiate al balcone del cielo. Non devono avere paura del buio che inabissa le cose, perché quel buio libera una moltitudine di tesori. Quel buio che loro, libere, scarmagliate e fiere, conoscono come nessun uomo saprà mai. E poi, ricordatevi, se siamo tutti al mondo, dovete ringraziare vostra madre, Madre Terra.